Non so come iniziare questo video, ragazzi. Come vedete, ho fatto pochi video, sono stato abbastanza assente e volevo farvi un annuncio. Ci stavo pensando, non ci stavo pensando, glielo dico, non glielo dico, raga. Mia moglie, mia suocera e mia nipote positiva al Covid. Ieri abbiamo fatto tutti i tamponi, l'ho fatto ancora anche io, negativo per il momento, sperando che non si stia incubando anche nel mio corpo. Al momento io sono negativo. Resta tutti positivi. Quello che non volevamo che si augurasse, che accadesse più che altro, ma alla fine poi è successo. Quindi, raga, io mi sono fermato da poco, sono le 5 passate, sto da stamattina in giro. Alla fine mia moglie l'ho portato dove sono andati i due positivi, che bene o male è a 100 metri da casa mia. Ho dovuto disinfettare tutta casa mia, disinfettare più che altro spirito dove potevo usarlo. Ovviamente lo dico così, poi non ho mandato andare oltre, ho igienizzato tutto, abbiamo sempre utilizzato la mascherina, abbiamo sempre usato la mucchina e tutto il resto, però alla fine ragazzi l'ha beccato. Per fortuna al momento non ha sintomi, non hanno febbre, hanno più che altro mia moglie ha di più la tosse, gusto olfatto ce l'hanno ancora, bene o male, nel senso che sperando che niente, adesso io sono in quarantena fiduciaria, loro sono in quarantena chiusi in casa dove nessuno si deve far vivo. Io lunedì vado a rifare il tampone per vedere se sono ancora negativo, ma sono sempre in quarantena fiduciaria, questa regola del cazzo, però se io sarò negativo lunedì dovrei non aver incubato nulla. Se dovessi essere positivo, ovviamente saranno cazzi ancora amari. Per chissà un po' la mia storia familiare. Questa è una mazzata che ho avuto. Oltre che mia moglie è entrata nell'ottavo mese. Se tutto va bene, andrà tutto bene. Raga, io non so più che pensare. Sto male. Male più che altro per il pensiero. Preoccupato. Solo. Perché i miei genitori sono distanti 40 km quasi da casa mia, è comunque zona rossa e nessuno si può muovere. Siamo soli, siamo rimasti soli. Quello non doveva succedere ed è successo, perché io sono poi quello che aiuta tutti, dalle mie zie sole, a mia suocera, a tutto il resto. Ho pensato di non voler più registrare, ho pensato di non voler fare più nulla, però alla fine, ragazzi, io sono in casa, ho fatto tutto stamattina, ho portato tutte le cose a mia moglie stamattina. Ovviamente io con la mascherina, sempre con la mucchina in mano e tutto il resto. Se l'ho beccato, l'ho beccato, raga. Però ovviamente li devo portare in una zona dove sono tutte e tre insieme. Non lo volevo registrare, non ho voglia di registrare, non voglio di fare nulla. Però alla fine tutti quanti, un po' qualcuno sa della mia situazione. Volevo rendervi partecipi anche di questa bruttissima cosa. E invito tutti quanti per l'ennesima volta a dire: non credete che non esista il Covid, ragazzi. Non credete al fatto dei vaccini. Non credete. Raga, io lo sto vivendo in modo anche forse piccolo, ma io mi sto cacando sotto. Uno, per la salute di mia moglie, per la salute di mia suocera, soprattutto per la salute di quello che potrebbe venire fuori fra 2 mesi. Che per il momento hanno detto che tutto andrà bene. Però voi mettetevi nella mia testa. Ho bisogno di distrarmi, ragazzi. Quindi vado avanti, se no io qua il cervello già mi è partito. Dai, andiamo avanti e facciamo un po' di tutto e di più, ragazzi. Ovviamente con il morale non alle stelle, ragazzi, ve lo dico. Vabbè, Reckitt Challenge, 4, intanto sapete tutti, panoramica match day, 400 di nuovo, accordo di collaborazione, ok, finito. Poi se volete farmi delle domande, o avete voi consigli da darmi, perché io sarò, tra l'altro io poi il tampone,
con l'ASL io lo farò minimo fra 10 giorni, quindi io casa, fuori casa, soprattutto per il lavoro, se ne parla sempre dopo più ho calcolato dopo il 10 aprile. Quindi vi posso solo dirvi che se le cose vanno nel miglior dei modi, in che senso che? Perché mia moglie gli è ritornata l'asma, perché mia moglie ha l'allergia asmatica, gli è ritornata dopo 2 anni, si dice perché adesso è ovviamente incinta. E al reflusso, quindi associando il reflusso all'allergia asmatica, sta sempre tossendo. Non ha altri sintomi, raga. Io volevo di nuovo dire questo. Forse se avete domande o da farmi o io de o avete voi dei consigli da darmi, io sono ben accetti. E ripeto, se procede bene, fra qualche giorno farò qualche live, non so, pomeriggio, serale, perché alla fine, ragazzi, sarò solo in casa. Aspetto anche, non ho sintomi, non ho, ogni tanto tossisco, ma ho preso freddo martedì a lavoro, febbre non ne ho, olfatto e gusto ce l'ho. Aspettiamo, lunedì comunque per una mia, non lo so, perché alla fine ragazzi io devo fare anche i servizi per loro, e non posso abbandonarli. Servizi nel senso no che mi devo vedere. La spesa e tutto il resto. Io mi posso arrangiare. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Vabbè. Super mega aggiornamento. 14.000 GP solamente. Retrocesso in quinta divisione. Vabbè. Poi volevo dirvi che ho beccato, ho trovato anch'io questo all'ultimo momento, ragazzi. Proprio all'ultimo. E l'ho chiamata Toxic Club, ragazzi. Ieri prima di andare a dormire, parliamo prima di mezzanotte, il bollellino sa un po' di cose, ragazzi. Gli admin di Facebook, gli admin del nostro gruppo Facebook sanno qualcosa. Non riuscivo a dormire, non, troppi pensieri. Ragazzi, io sono già un ragazzo molto ansioso. Ragazzi, voi non immaginate la mia testa come sta viaggiando. Comunque, non sono raffreddato, forse mi sentite un po' chiuso la voce. Perché così? Dai. Comunque, l'ho beccato pure io, ho fatto qualche partita, parecchie. L'ho impostata così. Ovviamente non vedete i giocatori perché adesso la rimediamo. Con due mediani messi così, un trequartista e tre attaccanti messi così. Poi non lo so, raga. Poi ho messo il secondo Fischer e il terzo ho messo quello che io mi sto trovando bene, Riordina. Comunque, poi la facciamo la squadra. Vabbè, oggi non so quanti video farò, tanto che cazzo starò a fare. Posti in arrivo 4. Allora, infatti è raggiunti 400 milioni di gol in tutto il mondo. Nel frattempo devo controllare il telefono. E niente, era il buon Lelligno Gabriele Barberini che mi stava. Stava consolando.
Non riesco a registrare, raga. Purtroppo io sono fatto così. Ora lacrima facile. Sono uno che non si abbatte facilmente, oppure mi abbatto e mi rialzo subito. Comunque, dobbiamo andare avanti. Questo è un modo adesso di distrarmi un po', perché poi non faccio altro che. Di guardare il soffitto e pensare. Pensi, pensi, dici. Perché deve capitare a noi? Siamo all'incinta. Con tutti gli sforzi che abbiamo fatto per raggiungere questo obiettivo a questa età. Il Signore che fa? Punisce pure noi. Non lo so, boh, se tutto va bene, almeno la bambina avrà gli anticorpi. Cazzo, vedevo di. Non è sfortuna, boh, non lo so, va bene. Comunque, raggiunti 400 milioni di gol. Hanno già dato tutti i premi, ragazzi, che ovviamente fanno gola. Ripeto, raga, non. Andiamo avanti e vediamo. Chiedo scusi in primis se mi sentite così, ragazzi. Non fate parte della mia famiglia alla fine. Poi se sono dove sono, se sono dove se sto, dove sono arrivato, non so neanche come cazzo devo parlare. Se so dove sto, e soprattutto grazie a voi. Senza di voi non sarei arrivato dove adesso stia io, che ovviamente non sto chissà dove. Però diciamo che 1500 iscritti e passa, li abbiamo raggiunti in poco e niente, grazie a voi, soprattutto le visualizzazioni. Quindi se mi sentite così rispetto a tutte le mie altre volte che voi mi conoscete, è così. Lo sapete. Non sono questo io, però io sono anche questo. Sono paura per mia moglie, per la mia moglie che è incinta e della bambina. Questo cazzo di Covid non finirà mai, ragazzi, non finirà mai. A questo punto io dico, i vaccini poi neanche li possiamo fare. A questo punto prendiamocelo tutto il Covid senza che succeda niente, poi non ce lo prendiamo più, sperando a Cristo che fra 6 mesi poi finisca tutto. Ma per piacere, raga, non neanche li voglio vedere questi, via. Andiamo avanti, skippiamo veloce. Ragazzi, saluto tutti, non ve la prendete a male. È un video un po' così, raga. È un video un po' così. Sicuramente per la gioia di qualcuno che mi odia. Cose che io non ho mai odiato nessuno. Starà festeggiando per la mia disgrazia. Ovviamente dobbiamo sperare che non diventi anch'io positivo fra qualche giorno. E spero che almeno per loro tre poi diranno uno, ma come mai tutti e tre? Perché mia moglie sta sempre a casa di mia suocera che abita qua di fronte ed è sola ed è invalida. Mia nipote sono anni che vive da mia no la mia suocera perché uno per non lasciare mia suocera da sola perché è invalida e due perché mia moglie l'ha cresciuta, mia nipote. Parliamoci chiaro, abbiamo un'altra situazione familiare che non sto qui ad elencarvi. E quindi stanno sempre insieme, quindi l'hanno beccato loro tre. Chi l'ha portato non si sa. Io ovviamente ho avuto contatto con tutti, quindi
Non riesco a capire come mai non sia positivo anch'io. Non riesco a capirlo. Forse sono stato bravo a non mettere le mani in bocca, negli occhi, ma mi sono sempre igienizzato le mani, mascherina, non lo so, non lo so. Che mia moglie ovunque doveva andare lì, ci sono stati a fianco. Quando e perché non può fare più sforzi. Come voi provate a immaginare, vedevi, a non vedevi, poi tra l'altro io non le posso vedere, almeno mia moglie non la posso vedere da ieri, non la potrò vedere per minimo 10 giorni facendo lato tampone sperando che sia negativo, perché se poi è positivo ancora non la potrò vedere. È una situazione di merda. Bene o male io so fare tutto, ragazzi. E immaginate se non sapessi cucinare, lavare, fare i servizi. Questo è stato l'insegnamento comunque dei miei genitori, che da piccolo ho imparato a fare tutto, cucinare, lavare, tutto. Non mi voglio vantare di qualcosa, non mi voglio vantare, raga, ma io so fare tutto, meno male, meno male. Il lavoro oramai questi giorni sta andando a schifio, un giorno vado, 6 10 giorni non vado, e mo cadio malato, e mo mi viene durare la schiena, e mo il Covid. Situazione di merda totale, ragazzi, di merda totale. Merda totale. Merda totale. Come le pescate di merda che stiamo avendo. Comunque, ovviamente stiamo spacchettando queste schifezze, le avevo conservate perché non ho. Raga, io ho fatto solo l'accesso ai giornalieri e fuori My Club qualche partita, ma cioè, è stato tutto fatto così. Andiamo avanti. Gli occhiali ovviamente li abbiamo sporcati tutti. Redmond, il figlio di Rashford. Vabbè. Ovviamente l'ansia mi sale, mi scende, mi aumenta, mi diminuisce. Sperando che gio i giorni più passano e più, non lo so, mia suocera e mia nipote li ho visti già meglio perché hanno già iniziato l'antibiotico, il cortisone, la terapia varia. Con mia moglie bisogna centellinare anche le dosi di varie terapie che deve fare, che già sta assumendo di tutto e di più per il discorso che sta incinta. Figuriamoci adesso con sto cazzo di Covid. Vabbè, andiamo avanti. Finiti questi. Allora ragazzi, abbiamo 1200 monete. Faremo 3 giri nei pot della settimana. 3 giri nei pot della Champions League e sono 6 e 6, 3-3-6 e 6 giri nella Iconic del Manchester. Chi ci dà, chi ci dà. Chi non ci dà, fotte sì, che non me ne frega un cazzo. E che non voglio nessuno. Chiaro? Dai, facciamoci 3 giri qua del primo agent. Continua ancora a dirvi e a chiedervi scusa per il mio stato e per il mio modo di portare i video oggi. Sto mandando il messaggio a mia moglie. Poi per uno come me che è uno che fa tutto nella vita. Esce, va a fare i servizi, commissioni, gioca, lava, cucina. Devo centellinare anche il discorso di uscire. Più che altro, io non devo neanche uscire di casa. Però io sono negativo, quindi non. Si chiama quarantena fiduciale anche per quello. Vabbè. Usa Kanji, non so quando la voto mi ha dato. Faccio così perché poi li vado ad eliminare. Ogni tanto chiedo come sta. Che poi è tutto un po' strano il discorso. Se uno è positivo, poi deve andare di persona a fare il tampone per richiamare. Cioè, raga, è tutto, tutto. Vabbè, io a volte non capisco. Perché a domicilio addirittura neanche vengono.
Cioè, non è possibile, dai, raga, non, a volte non, boh. Ah, questa dobbiamo fare, giriamo 7 giri di questi. Qua sono 2 ore in su, quindi skippiamo lo stesso. Bello. Chi lo doveva dire, raga? Ma veramente uno se ci pensa. Ma questo gioca ancora, boh. Madonna mia, però raga mi dà sempre le stesse palle che ho, madonna mia. Non ho neanche le forze di gastimarti Konami, veramente, non ne ho proprio. Ma non ne ho proprio, oltre che non ne ho voglia. Ti lascio in pace. Iago Aspas, madonna mia, raga, ma come fai a essere un giocatore questo? Ma veramente? Vediamo prima dove va a sto punto. Tra l'altro, poi io sto prendendo le bustine per la tosse. Caramelle e aspirina. Bocca amara. Brasile, che cazzo ti aspettavo? 36 anni questo, raga, giovanissimo. Boh. Cioè, di palline mi stai dando le cacate. Sì, vabbè. Edoardo. Spagna, palla nera, Messi. Tanto. Sì. Boh, che cazzi è? Chi è questo? Di Benedetto. Allora, andiamo qua prima. Così vi dico chi voglio e chi non vorrei. Allora, raga, Lewandowski, anche no, perché ce l'ho già 98, non me ne è fatto un cazzo, raga, tanto cambia poco. Benzema ce l'ho, non so, 97. Mertens, ci farei un pensierino. Il resto non vorrei nessuno. Dest già ce l'ho, quello già portato 95. Comunque, dici, ma perché giri? Che cazzo devo girare? Niente. Chi mi dà, mi dà, dai. Ovviamente ho dormito poco e niente stanotte, che volo di caffè. Beh, almeno uno me l'ha dato, dai, cioccolato normale, vediamo quanto arriva. Mertens. Mica da quanti anni sta il Napoli questo. Ma non è maluccio. Andiamo avanti. Francia, che cazzo stai in Francia? Paris Saint-Germain. Circus. Ah, Di Maria, mo tu.
sì. 32 anni. Ma che cazzo di maglia è quella? E da. Vabbè. Madonna me. Vai. 17 anni, dalla faccia sembra. Ma chi cazzo è questo? Sviluppo 17 anni. Mica 86-85. A blocco. No, la diciamo. Non lo so. Dai. Champions League. Allora, Sergio Ramos, vorrei Cuadrado. E che vuol dire Alaba? Inghilterra non marcò con un cazzo. Palla a piede sinistro. E porca troia, zia che l'ho buttato quello che avevo. Eda non è più trequartista. Ma boh. Ma cazzo sta andando, raga? Ma che pescate di merda sono queste? Ma che cazzo è questo? No! Ma questo è quello che ci ha fatto fuori dalla Champions. Mortacci tua di tuo nonno. Ma che schifo, raga. Oh, Sergio Ramos o Alaba però, Cristo santo. Madonna mia, raga. No, De Bruyne di nuovo, no. Ma ce l'ho già. E poi neanche lo uso, raga. Questo quanto cazzo arriva. Belle pescate del cazzo! Mica Sergio Ramos me l'ha dato, vaffanculo a Mabt. Questi arrivano da 7. Non ho fatto capo a pochi. Di Maria 95, Mertens 94 e Kudwanyo, minchia 95. 95. Vabbè, dai. Sei giri qua. Chi ci dà, ci dà. Le ore per caricare. Vabbè, ovviamente Inghilterra. Palau. William, giovane giovane.
Italia. Boh. Ma piace. Sì. Su Sicilia anche una volta ci dà il rosso. Intero, ovviamente. Questo è Palanir, per forza. Che ho detto io. Cavani. Dopo che ce l'ho pompato 250 miliardi di volte. Va bene. Lettera C. Allora, raga, che distrezza stare solo in casa. Due giri ancora. Boh. Vabbè. Niente iconic. Va bene. Beh, va. Ci siamo tutti davanti con queste scacate che io non ci tengo proprio, raga. Ok, ciao. Oh, ma se mi date 20 monete, gliele giro. Allora. Vabbè. Ah, facciamo così. Dobbiamo fare anche la squadra, raga, eh. Ovviamente mettiamo A e B. Ah no. Vedete, io il dest ce l'ho già, gli mancano 3 livelli. E mo. Auzek, questa è lettera A. Vediamo quante belle letterine ci sono. Allora. Questa è rimasta lettera. Sto pensando, quindi. Allora facciamo così, dai. Poi. Mica più difensivo quel però. Ma sì, lo lasciamo mal di. Allora, poi. Ma stanno bene tutti. Oh, Elite, che fa? Non lo fa giocare. Minchia pure che. Ma do quante squadre devo fare? Sciulle. E lo facciamo così. Ok. Benzema, Dest pure, ma. Ammazza quante belle elettro. Ah, sta pure questo. Oblak, va bene, cano. Ma poi piace.
sembra tra bio. Mocca git. Fanno schifo questa settimana, eh. C'è ma fa uno. Due. E chi ci portiamo? E chi ci portiamo? Questo. Vabbè. Quindi. Cinquantasettemila. Non penso di averlo livellato, che cazzo. Ah no, è 94, questo arriva. 19 su 22. Vabbè. Poi vediamo il da farsi. Perché. Mabbo. Maradona qua. Sto pensando, sto facendo delle valutazioni. Minchia Messi qua, raga. Qua spero di averlo finito davanti ai coglioni. Tiè. A po'. 23.000 per 3.000 punti. Ma vai a cagare, va. Io ho trovato Di Maria e non mi ricordo un cazzo. Boh, vabbè. Come al solito, io le cose le dimentico. No, devo fare una cosa, raga. Allora, volevo fare una cosa. Ma com'è qua? Minchia, qua rimangono 11 livelli ancora a questo. Qua due livelli. Minchia, 49.000 le ha dato. Ci abbiamo buttato altri 30.000 punti.
Ma che sta dando il bug dei punti sta settimana? E qua mi puzza. Non mi risalto. Midian stanno tutti come al cazzo. E chi ci pompo? Nessuno. TD. Sto pensando, due. Solamente, ma va a cagare, vai a cagare, va. Vai a cagarti. Vai a cacca pure tu, e vabbè. Attenzione, battato. Buono fatto, vabbè. Attenzione, difensivo. Tutto giù dopo, vaffanculo. Altri due livelli, 94. Allora. Trequartista. Che Maldini, ogni tanto lo portiamo. Maledè questo. 16.000 paoli. Raga, non mi metto, ma che fatto? Ho convertito quello là. Sta qua ultimo, ma poi piace. Voglio. Questo è uno sviluppo, giusto? Vediamo se c'è lo sviluppo. No, frontale extra.
Allora, gli attaccanti ci stiamo portando quelli che abbiamo già tutti pompati. Raga, 24.000. Io non è che li posso stare a dare tutti sti cazzi di punti ogni volta, oh. Idem per Messi. Ma so. Uno, due, tre e quattro. Ma giusto così, eh. C'è 32 su 46, raga, ma vedi quanti tipo. Bastarda Konami. Bastarda nei sensi proprio. Questo 96 è 29 su 38. Vabbè. Abbiamo CLD CLS e questa 94 è già arrivato. No, era già 94. 30, minchia, questo quanti livelli vuole, oh. CLD CLS, la morte da tanto. A me lo portiamo a 25. Tiè. Questo è un altro che vuole, non so, boh, ti cazzo di punti vuoi, ma guarda, raga. Come cazzo avete fatto a portarli al massimo? Boh. Non me la contate giusta voi. Questo è un altro che sale e sale, sembra l'asta. Vabbè. PT è onnipresente russo. Il gioco Matteus, tanto. Tiè. 2006. Portiere, ce l'abbiamo tutti al massimo. E mo la Roma tutto 99 quasi. Vabbè, ci sono rimasti 27 da 4.000.
27 per 4.000, 108.000 punti. Vabbè, vediamo qui se riesco a fare questo, finché chiudiamo il video. Allora, abbiamo già fatto la squadra, raga. Vabbè. E ci vediamo adesso. Vediamo tra questo. Mi sta pure Griezmann, raga. E questo. Chi vale di più? Che bastarda, Konami, oh. Qual è tutto verde? Là c'è un arancione del cazzo. Bagascia. Vabbè. Portiamo al massimo. Ok. Vai. Ci vediamo adesso. Al prossimo video. Ciao raga. Che andremo a registrare. Arrivo subito.